partiamo da un concetto importantissimo che è la densità. C'è un esempio molto semplice qui per capire che cos'è la densità. C'è una bilancia con 2 litri di liquidi diversi, uno è l'olio, l'altro è il latte. Paradossalmente il latte pesa di più, quindi la fatidica domanda: pesa più un litro di latte o un litro di olio, che potrebbe suonare come pesa più un chilo di acqua o un chilo di piombo? Ecco, in questo caso la risposta non è scontata. Perché pesa di più il latte? Perché la sua densità è maggiore. Che cos'è la densità? È il rapporto tra la massa e il volume. In questo caso il volume è uguale per entrambi. Abbiamo 1 litro e 1 litro. Mentre invece il latte è molto più denso perché ha una massa maggiore, perché all'interno ci sono disciolte tantissime sostanze, tra cui zuccheri, proteine, i grassi, i sali minerali come il calcio, che fanno sì che la densità del latte sia maggiore rispetto alla densità dell'olio.